non dimostrata. Come fai tu a dimostrare che hai sete? La sete è un sentimento, è come il postulato in matematica. Tu senti che è vero, ma non lo puoi dimostrare. Le lette parallele si porgono all'infinito, principio fondamentale della geometria euclidea. Vai all'infinito e vedi dove si toccano le rette parallele. Allora tu capisci che tu senti che certe cose sono vere, ma non le puoi dimostrare. Il sentimento di giustizia è una sete, e questa sete non si può discutere, la puoi solo constatare. Quando il razionalismo liberale ha preteso di discutere, di razionalizzare, ecco, siamo caduti nella decadenza del razionalismo politico. E allora io vi dico perché io sono cattolico. Io lo sono cattolico perché il cuore del Vangelo. E quando Cristo sta di fronte a Caifa, già l'ho detto in altra trasmissione in precedenza, ma senti il dovere di ripeterlo. Quando Cristo sta di fronte a Caifa, Caifa gli domanda: sei tu il figlio di Dio? Cristo dice: sì, lo sono. E per questo vai in croce. Tanto che Caifa si strappa le vesti e grida alla bestemmia. Allora uno a questo punto a Cristo gli crede o non gli crede? Se tu non gli credi, Cristo avrebbe mentito per andare in croce, non per salvarsi la pelle, il che è assurdo. Mentre guarda che ha fatto Pietro, San Pietro, quando è andata la donna ha detto: ma tu sei uno di quei discepoli. Ha detto Pietro: no, per carità, perché ha mentito, perché si è voluta salvare la pelle. Ecco la differenza che c'è tra Dio e l'uomo. L'uomo mente per salvarsi la pelle, Dio dice la verità per andare in croce. È il cuore della rivelazione per me. E quando Cristo sta di fronte a Caifa, ecco perché io sono cattolico e su quello non ci sono dubbi. Poi, malgrado le apparenze, dice: ma tu hai detto, io se non avessi questa fede, questi discorsi sulla proprietà della moneta non avrei neanche iniziati, perché io so che andiamo a toccare il vero vertice della sovranità mondiale. E allora su queste cose vie di mezzo non ce ne sono. Qualunque ne sia il rischio, noi sentiamo il dovere di farlo, se no le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, perché domina ormai la moneta di Satana. La moneta di Satana domina in tutto il mondo: il dollaro, la sterlina, il marco, la peseta, la lira. Sono tutte monete nominali, fatte con la regola dell'eucaristia di Satana. Tutti i popoli del mondo sono poveri perché hanno un debito pari a tutto il loro denaro. Ecco la ragione per cui la differenza che c'è tra la nostra scelta e quella della cultura corrente. Noi sappiamo che stiamo rischiando, però sentiamo il dovere di farlo, perché altrimenti le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. E naturalmente queste cose, quando noi le diciamo con dovizia di argomenti, non è più un'invenzione, è una constatazione. Noi pretendiamo di essere creduti perché non abbiamo altra possibilità che dire la verità a qualunque costo. Noi sappiamo che il vero scopo, che la ragione per cui io dico questo, perché dire la verità, diceva San Giovanni, la verità vi fa liberi, riportando le parole di Cristo. Sì, lo so che è una battaglia pesante, una battaglia estenuante, è una battaglia che ci lascia isolati rispetto all'ambiente che oggi è conformista e rispettoso del dominio della grande usura. Però come facciamo a non farlo? Avendo scoperto certe verità, abbiamo il dovere di dirle. È nostro orgoglio e motivo di vanto constatare che la prima volta che si sta formando una cultura monetaria. Finalmente, non solamente in Italia, ma in tutto il mondo, si parla del CIMEC. Perché il CIMEC fa paura a questo ambiente? Perché sul CIMEC ci sono scritte tre parole: proprietà del portatore.
Sapete che vuol dire proprietà del portatore? Che non è proprietà della banca, nasce di proprietà del cittadino. Quindi la banca non può chiedere in restituzione il SIMEC, perché non lo ha dato in prestito all'atto dell'emissione. Tanto semplice. Ecco la ragione per cui in tutto il mondo si parla del SIMEC, in tutto il mondo si parla di guardia grele. Io ho detto, perché è nata guardia grele? Perché è un popolo intelligente, è un popolo che con tutti i suoi difetti, le sue contraddizioni, è un popolo vivace, è un popolo che ha avuto la carica per trasmettere al mondo un messaggio nuovo. Ecco perché mi piace e io sono orgoglioso della mia guardiesità e della mia abruzzesità. Veramente, i posteri ci giudicheranno, ma una cosa è certa, io non ho solamente il presagio, ma molto di più, io ho la certezza di vittoria, e noi vinceremo perché? Per ragione elementare, malgrado le apparenze, Dio è più forte di Satana. Quindi, se è vero che la monetizzazione è l'eucaristia di Satana, perché la trasformazione del simbolo di costo nullo in un valore di cui chi emette diventa proprietario, che è la banca centrale, va bene? Che è l'eucaristia di Satana, perché come il prete trasforma pane e vino in corpo e sangue di Cristo, il banchiere trasforma carte, inchiostro in moneta. E ne volete la prova dell'eucaristia? E venite a Lanciano, al miracolo eucaristico. Al miracolo eucaristico, sangue e carne di Cristo. Perché? Perché questo miracolo è avvenuto nell'ottavo secolo, dopo 1200 anni. È stata fatta l'analisi delle cellule del sangue e della carne, e sono sangue e carne umana integri nella loro struttura. Ecco la ragione per cui noi abbiamo la prova storica della verità dell'Eucaristia cattolica, che ne dica il Test Act votato dal Parlamento inglese nel 1673, che ha messo fuori legge l'Eucaristia cattolica e la transustanziazione. Ecco perché noi nel borsino SIMEC abbiamo messo l'immagine del miracolo eucaristico di Lanciano, perché abbiamo voluto distinguere il borsino SIMEC dalle banche protestanti, che sono quelle in cui opera l'eucaristia di Satana. Ne volete la prova? Andate in Svizzera, sono tutti banchieri e protestanti. Perché? Perché la formula del messaggio di Satana è stato recepito proprio da tutta l'eresia protestante. E di fronte a questi fatti noi dobbiamo capire che non ci sono vie di mezzo, e che dire la verità forse potrebbe essere l'inizio per cominciare a scrivere una nuova pagina di storia. Signori, è scaduta l'ora che mi era stata assegnata, io per rispetto e dovere verso i miei ospiti vi devo salutare.